Questa settimana devo fare soltanto tre segnalazioni milanesi. La prima riguarda gli Anagor, una compagnia che in questo momento è molto apprezzata, soprattutto per i suoi ultimi tre spettacoli, Lingua Imperi, Virgilio Brucia e Socrate il sopravvissuto. Ma è interessante anche andare a rileggere ciò che c'è all'origine di questo percorso di crescita. Da venerdì 3 a domenica 5 al Teatro I è in programma Rivelazione, uno spettacolo del 2009 sulla pittura di Giorgione, scritto in collaborazione con Laura Curino. La regia è come al solito di Simone De Rai, mentre al bravissimo Marco Menegoni tocca il compito di illustrare con le parole lo stratificato universo culturale di questo artista fra i più enigmatici. Martedì 7 all'Elfo Puccini torna in scena Bersaglio su Molly Bloom, uno degli spettacoli più importanti e più belli della Marcido Marcidoris e famosa Mimosa, ricavato dall'ultimo capitolo dell'Ulisse di Joyce. Sotto la direzione di Marco Isidori, il famoso monologo femminile che ha dato origine alla definizione del flusso di coscienza assume un travolgente andamento corale, diventa una incalzante composizione vocale e gestuale affidata a 8 attori incastonati nelle nicchie di una straordinaria gabbia metallica ideata dalla scenografa Daniela Dalcin. Mercoledì 8, infine, sempre all'Elfo Puccini, debutta in prima nazionale il nuovo spettacolo del Teatro delle Albe, Mariam, da un testo di Luca Doninelli sul culto di Maria nella fede islamica, possibile ponte tra le due culture. Ermanna Montanari incarna tre donne palestinesi che si rivolgono alla madre di Gesù per piangere a propria volta sui loro figli uccisi, chiedendole conforto, chiedendole vendetta o chiedendole semplicemente una risposta alle loro domande. La regia è di Marco Martinelli, le musiche sono di Luigi Ceccarelli, il possente compositore romagnolo che già in precedenza in altri spettacoli ha creato i suoni che interagiscono con la voce dell'attrice. Altre notizie, altre informazioni le trovate ovviamente nei consigli iscritti. Buon teatro a voi tutti.